Oggi sicuramente un altro ospite fisso tra i colleghi che ci sono venuti a dare manforte nell'affrontare le tre ore della domenica pomeriggio c'è Andrea Scanzi, il quale però, Scanzi, è a sua volta in tournée, diciamo così, con uno spettacolo che ha a che fare con Giorgio Gaber. Allora io gli ho chiesto semplicemente per una volta, invece di fare l'intervistatore, di essere protagonista in prima persona. Guardate. Grazie. Chi è stato Giorgio Gaber? Chi era Giorgio Gaber? È una domanda apparentemente facile. Molti di voi potrebbero rispondermi sostenendo che Gaber è stato quello degli anni 60. Il Gaber televisivo, il Gaber di Ceruti Gino, di Goganga, di Non arrossire, il Gaber della Torpedo Blu che faceva popi popi. E certo Gaber è stato anche questo. È stato anche questo. Ma se io adesso, come nello spettacolo, vi dicessi che il vero Giorgio Gaber è stato quello degli anni 60, e c'è chi lo dice, un po' correrei il rischio, forse voluto e deliberato, di disinnescare il suo messaggio per renderlo più mansueto. E dall'altra parte correrei lo stesso rischio che commetterei se vi dicessi oggi che il vero Fabrizio De André è stato quello della canzone di Marinella. Una splendida canzone, ma se De André si fosse fermato lì oggi lo ricorderemo come un cantautore qualsiasi. E invece De André è diventato il grande De André. E perché è diventato il grande De André? Perché si è messo in gioco, un disco dopo l'altro. E quanto si è messo in gioco Giorgio Gaber, l'unico in tutta Italia che all'apice del successo televisivo abbandona tutto e abbraccia il teatro. In un momento storico, il 1970, in cui se andavi a teatro forte del consenso televisivo, il teatro ti guardava storto, ti diceva non sei abbastanza puro, non come adesso che vai a fare teatro perché sei forte della televisione. Eppure Gaber ci va a teatro, cambia il contenitore dal piccolo schermo al palcoscenico e cambia anche il contenuto, dalla canzonetta, il Ceruti Gino, al teatro canzone. E cos'è il teatro canzone? Anche questa è una bella domanda. Il teatro canzone è un non genere che non esisteva prima di Gaber e Sandro Luporini, il suo coautore, che lo segue per tutta la carriera. È un non genere, è prosa e poesia, è canzone e monologo, è musica e teatro puro. Ma soprattutto cosa dice Gaber in 30 anni, dal 1970 al 2000, di teatro canzone? Cosa dice in Anni affollati, cosa dice in Polli di allevamento, cosa dice in Libertà obbligatoria, cosa dice a teatro ogni giorno? Anche questa è una bella domanda. E qualcuno potrebbe sempre rispondermi citando quella vecchia canzone che tutti conoscono e tutti hanno cantato almeno una volta, quella che parla di libertà, no? La libertà non è star sopra un albero, la libertà non è neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. E anche questo è vero, l'ha cantato Gaber, siamo d'accordo. Ma non è la canzone che lo fotografa meglio, lo diceva lui stesso. Lui diceva, il mio approccio è dichiarato da una canzone apparentemente minore, 1974, buttare lì qualcosa. Ecco cosa fa Gaber per 30 anni, butta lì qualcosa e se ne va. Buttare lì qualcosa e andare via. Io artista salgo sul palco, butto lì qualcosa e me ne vado. E cosa butto? Butto lì quasi sempre un'idea, un concetto, un'idea. Finché resta un'idea è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. E cosa significa buttare lì qualcosa, concretamente? Significa, ad esempio, inseguire non la certezza, non la risposta facile, ma inseguire il dubbio. Significa non riuscire ad appartenere, perché l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé, e avere gli altri dentro di sé è difficile, soprattutto per Gaber, che non ci riesce mai. Significa avere un approccio problematico e non manicheo, significa non credere mai che esistano i giusti e gli sbagliati, il bene e il male, i buoni e i cattivi, è troppo facile, è tutto sempre più diluito. Che si parli di sfera pubblica e di sfera privata, che si parli di rivoluzioni o che si parli di amore, che si parli di palpiti del cuore o di alambicchi della ragione, buttare lì qualcosa, questo significa. E significa anche avere il coraggio di essere scomodi, buttare lì qualcosa, di essere urticanti, di far male alle coscienze, di provocare costruttivamente, quanto ha provocato Gaber. Buttare lì qualcosa significa avere il coraggio di ergersi a dei contestatori globali, come diceva Pasolini. A inseguire non l'applauso facile, ma la captatio malevolentiae, a disturbare, a portare il colpo, a volte a offendere addirittura, a fare male, a ferire, ad essere brutali, violenti, addirittura apocalittici. Questo è buttare lì qualcosa, questa è la captatio malevolentiae di Gaber e Luporini. Ma attenzione, perché se Gaber si fosse fermato a qui, alla constatazione, come diceva lui, che noi forse probabilmente facciamo più schifo che spavento, se si fosse limitato a ricordarci che quando è merda e non ha importanza la specificazione,
Se si fosse limitato a ricordarsi e a ricordarci che siamo due miserie in un corpo solo, beh, allora avrebbero avuto ragione i tanti che ieri come oggi, da destra e soprattutto da sinistra, gli contestavano e gli contestano di essere stato null'altro che un disfattista, un qualunquista, un populista, un nichilista. Ma Gaber non si fermava mai qui. In Gaber, in ogni canzone, in ogni monologo, in ogni spettacolo, c'è sempre quella che lui chiama intenzione del volo. Gaber non smette mai di essere gabbiano ipotetico, perché sa benissimo che l'intenzione del volo, anche se è un volo frustrato e frustrante, è ciò che rende l'uomo vero, libero e vivo. E io oggi, come stasera, nel mio spettacolo, vi voglio salutare proprio con l'intenzione del volo più didascalica di Gaber e Luporini, l'apertura più evidente del loro repertorio. È la fine di un monologo che si intitola Il suicidio, 1978. Il suicidio, teoricamente, doveva essere un monologo triste, come da titolo. In realtà si rideva molto. Va detto anche questo. Con Gaber ci si incazzava, ma si rideva anche tanto. Era bravissimo a farti ridere. E si rideva anche nel suicidio. Il suicidio raccontava il personaggio, un protagonista, che appunto voleva suicidarsi. Non si è mai capito perché, ma lo voleva fare. E come tutti quelli, immagino, che vogliono suicidarsi, non ho ancora esperienza in merito, in futuro si vedrà, prima di farlo, andava dagli amici. Nella speranza che gli amici gli dicessero: ma cosa vai a pensare? La vita è bella, vai avanti, resisti. Solo che sfortunatamente gli amici di questo protagonista non soltanto lo guardavano dritto in faccia e gli dicevano: sì, suicidati perché non c'è speranza, ma gli indicavano anche la scogliera. E allora il protagonista giustamente diceva: ma prima di tutto, se mi suicido lo decido io, e a maggior ragione decido io la modalità. Ma la scogliera che roba è? La scogliera è una roba nordica, è una roba fredda, è una roba da Bergman. E qui partiva la viscomica, perché Gaber ogni volta si divertiva a immaginare i protagonisti famosi che si suicidavano, in maniera teoricamente attinente e coerente con la loro vita. E ogni volta si suicidavano dei personaggi diversi: Bettino Craxi, Francesco Cossiga, Francesca Dell'Era. Ve la ricordate la Dell'Era? Come si sarebbe suicidata la Dell'Era? Un piccolo spillettino, piccolo piccolo nel seno, tac, scomparsa. E Lucio Battisti come si sarebbe suicidato? Il più facile di tutti: affari spenti nella notte. E alla fine, tra una risata e l'altra, il monologo e il suicidio si concludeva proprio con l'intenzione del volo più evidente del repertorio di Gaber e Luporini. A me piace pensare che quelle parole messe in fila siano una sorta di regalo che Gaber e Luporini ci hanno fatto, che messe in fila quelle parole costituiscano non soltanto un'intenzione del volo, ma anche una sorta di ancora di salvataggio a cui aggrapparsi, soprattutto nei momenti di crisi terribile come questa. Mi piace pensare che quel finale del suicidio sia un po' come l'accappatoio azzurro di quella vecchia canzone di Paolo Conte. Ve la ricordate? Fuori piove un mondo freddo, ma noi ci mettiamo l'accappatoio azzurro, e se fuori piove, pazienza, noi ci riscaldiamo, ci proteggiamo perché abbiamo l'accappatoio azzurro. E allora io ve la restituisco, questa frase, vi restituisco l'accappatoio azzurro che ci ha regalato 34 anni fa Giorgio Gaber. La frase esatta, l'accappatoio azzurro che chiudeva il suicidio, recitava esattamente così: c'è una fine per tutto, e non è detto che sia sempre la morte. Grazie. 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 Dove metto? Una sola domanda, Pagani, io non ho cuore, faccia lei una domanda all'artista. Lo dico a Pagani perché siete anche colleghi per lo stesso giornale, io non mi sento di chiedergli niente. Che non so se è un bene o un male, però. Difficile fare una domanda a un proprio collega. Io vorrei capire se la rabbia che Andrea mette in certi scritti è una luce che lo accompagna tutti i giorni o solo un improvviso sguainare di sciabola per poi rimetterla subito dentro e volare altrove, dove il clima è più sereno. Le avevo chiesto una domanda, non una dichiarazione d'amore, però va bene. No, Scanzi? No, rispondo brevemente. Se fossi sempre arrabbiato come in alcuni articoli sembro, sarei messo abbastanza male. Diciamo che l'approccio di Gaber è qualcosa che mi tengo molto stretto, ma per fortuna la vita privata e la vita reale è molto più felice e bella di quello che sembra negli articoli. Grazie, chiudiamo pure qua. No, a parte gli scherzi, grazie a Andrea Scanzi. Convincente, appassionante la sua visione, ricostruzione di Giorgio Gaber.